Benvenuti sul TG List di Teleregione Live. Ciò che ha detto ai carabinieri di Bitti, al PM Ireno Satta, quando si è costituito Antonello Piras, 21 anni, di Lula, lo ha ribadito davanti al GIP di Nuoro, Giovanni Angelicchio. Stavo bevendo al chiosco. Nico Piras mi ha provocato e dileggiato. Mi sono allontanato e sono andato in un altro chiosco. Lui mi ha seguito mostrandomi una pistola e dicendomi che mi avrebbe fatto fare la fine di mio padre. Ho avuto paura di essere ucciso di lì a poco. Ho tirato fuori il fucile che avevo addosso e ho fatto fuoco. Con queste parole Antonello Piras ha confermato così di avere ucciso lo zio Nico Piras, 42 anni, nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 ottobre a Lula, al termine della manifestazione Cortes Apertas. Al termine dell'interrogatorio di garanzia, il giudice ha convalidato l'arresto nel carcere nuorese di Badue Carros. Antonello Piras ha sparato un colpo di fucile che ha colpito alcuni organi vitali dello zio Nico. Ha processo insieme all'ex moglie Alice Fiore per l'omicidio del fratello Angelo Maria, padre di Antonello. Che è morto alcuni giorni dopo in ospedale. Per 3 giorni il 21enne, che era sospettato dagli investigatori, è risultato irreperibile, ma poi si è presentato in caserma confessando l'omicidio. Una piantagione di circa 1500 metri quadrati, composta da quasi 800 piante con infiorescenze mature di varia altezza, comprese tra i 30 e i 220 centimetri, è stata scoperta venerdì scorso dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Mogoro e del nucleo investigativo del reparto operativo di Oristano, in stretta sinergia e collaborazione con lo squadrone eliportato cacciatori di Sardegna di Abasanta. Dalle analisi effettuate dal RIS di Cagliari è stato riscontrato un livello di THC del 5%. Arrestato in flagranza di reato un 21enne operaio agricolo di Senis e denunciati un 44enne allevatore originario di Nuoro e un 21enne di Ales per produzione, coltivazione e detenzione in concorso di sostanze stupefacenti. Un blitz simile è scattato anche nelle campagne di Sestu, dove i carabinieri hanno sequestrato 2.000 piante e 15 kg di marijuana pronta per la vendita. Arrestato un 41enne che ha già patteggiato 2 anni di reclusione, godendo della sospensione condizionale della pena ed è tornato in libertà. Una visita che rappresenta la vicinanza del governo al territorio, in questo caso sardo. Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, oggi in visita a Cagliari in occasione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto. Tanti i temi toccati, tra cui quello dell'operazione Montenuovo e le possibili ramificazioni mafiose in Sardegna. L'attenzione è massima, ma non la collegherei necessariamente a questa indagine che conosco. Gli elementi essenziali, un'indagine che è all'inizio, quindi bisogna concedere anche il beneficio, no, della necessità che trovino sviluppo ulteriore prima di fare affermazioni importanti. Il problema non è se c'è già o meno la mafia, il problema è che mantenere un livello di attenzione tale da far sì che la mafia debba essere tenuta il più, la mafia, insomma, la mafiosità debba essere tenuta fuori il più possibile da un contesto come questo e che, come ha detto lei, peraltro non ha nelle sue tradizioni quello di essere terra di mafia. Spazio anche ad argomenti come immigrazione e spopolamento. Sui temi dello spopolamento, non solo della Sardegna, delle aree interne dell'intero paese, ci sono le più legittime e varie opinioni sul come contrastarli, compresi il fatto che magari l'Italia possa quanto prima recuperare un trend demografico diverso. Detto ciò, non è che deve essere programmato come diciamo, recupero dello spopolamento. Questo governo ha dato ampia dimostrazione che non ha nessun pregiudizio su quelli che sono gli arrivi così regolari. Nata nel 1993, svolge un servizio sempre più impegnativo. La mensa della carità di Via Carmine all'Oristano, gestita dall'Istituto Religioso delle Figlie di San Giuseppe, distribuisce quotidianamente 8 pasti a domicilio, almeno 25 direttamente alla mensa, e distribuisce anche indumenti. Da qualche settimana si è aggiunta la richiesta di 14 nuovi pasti. Sono quelli delle famiglie Rom di Via Rockefeller, rimaste senza casa dopo un incendio che ha colpito la loro abitazione. Adesso poi che abbiamo in carico di preparare per il Rom, e speriamo che il Comune si attivi ad erogarci qualcosa, perché questo è un supplemento molto oneroso, diciamo, perché 14 persone vogliono sostenute per il pranzo, perché noi diamo tutto e ciò che non abbiamo lo compriamo, quindi abbiamo proprio bisogno che il comune si attivi al più presto. Noi questa erogazione di cibo l'abbiamo subito attivata, non appena questi fratelli si sono trovati in necessità.
dalla sera stesso, abbiamo dato le coperte, eccetera, e dal giorno dopo il pranzo per tutti. Non solo pasti caldi, ma anche pacchi mensili per i bisognosi. Una volta al mese diamo un pacco con tutti gli alimenti di prima necessità. Abbiamo la pasta, il riso, tutto questo ce lo dà il Banco Alimentare, altrimenti non potremo sopperire a tutto questo, ecco, perché arriviamo a quanti pacchi? 90, 95, 100 anche. Un'attività meritoria che non si ferma mai. E questo tutti i giorni, le posso garantire, ringraziando Dio che non abbiamo mai smesso di dare il pasto caldo, mai, anche quando si è bucata la cisterna dell'acqua, che non sapevamo come fare, mai, non abbiamo mai smesso di cucinare, mai. Un migliaio di opere, quadri ma anche sculture. È immenso il patrimonio artistico lasciato da zia Veronica, al secolo Veronica Serra. A lei il suo comune Zeddiani dedica ogni anno una rassegna, che quest'anno ha un motivo in più per celebrarla, i 100 anni dalla nascita. E ha prodotto per tutta la sua vita, nella sua casa di Zeddiani, dove ogni giorno c'era un via vai di collezionisti che venivano a trovarla e compravano le sue opere. Ha lasciato un patrimonio immenso. Noi con questa ricerca che stiamo facendo siamo partiti dal comune di Zeddiani e abbiamo scoperto che in tutte le case dei zeddianesi c'è almeno un'opera di zia Veronica. Ne abbiamo contato più di 600 e forse adesso stiamo arrivando intorno ai 1000. Scomparsa 5 anni fa, alla veneranda età di 95 anni, zia Veronica ha lasciato nella comunità ricordi indelebili. Tante persone raccontano di quando si sono recate a casa di zia Veronica per, ad esempio, acquistare un quadro, e spesso ne ricevevano anche uno in omaggio. Era una persona estremamente accogliente e disponibile, una figura che è stimata veramente da tutti, e infatti questo è dimostrato poi dalla grande partecipazione, dal grande affetto alle iniziative che ruotano attorno al suo nome e alla sua figura. E quando arrivavano i turisti tedeschi si avvicinavano qua da zia Veronica e ritornavano con almeno 10 quadri a testa, quindi abbiamo un lavoro immenso da fare di ricostruzione dell'opera di zia Veronica. Prendeva una piastrella bianca, se eravamo seduti vicino al camino, e lei con un carboncino che prendeva dal fuoco disegnava, ce lo faceva vedere, diceva: oh zia, che bello! Poi lo cancellava, zia ve ne fa una, ve ne prepara un altro. Grazie per l'attenzione, arrivederci da Teleregione Live.